Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con le consultazioni che sono partite in mattinata per il nuovo possibile governo di Mario Draghi. In mattinata l'ex presidente della Banca Centrale Europea è arrivato a Montecitorio intorno alle 10 e il primo colloquio è stato con i rappresentanti del gruppo per le autonomie del Senato. Gli incontri proseguiranno anche nel pomeriggio con Liberi Uguali, Italia Viva, Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Forza Italia. Ve ne daremo conto nell'edizione serale del nostro telegiornale. Domattina invece ci saranno la Lega e il Movimento 5 Stelle. Intanto da Forza Italia è stato comunicato che il presidente Silvio Berlusconi non potrà partecipare alle consultazioni con il presidente incaricato. È stato comunicato proprio da Berlusconi a Draghi in un lungo colloquio telefonico nel quale è stato espresso il suo rammarico, spiega Forza Italia, e che ha anticipato quella che è la posizione proprio del partito, che sarà illustrata dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini. L'andamento dei contagi nelle scuole superiori rappresenta un campanello d'allarme per la regione Campania, che provvederà attraverso il monitoraggio dell'unità di crisi. I risultati potrebbero portare ad un nuovo stop della didattica in presenza dal prossimo 15 di febbraio e dunque solo un ritorno a quella che è la didattica a distanza. È attesa la decisione che sul punto potrebbe portare un'ordinanza. Inoltre, la stessa unità di crisi è pronta a riunirsi per decidere di quelle che sono le nuove strette per il mese di febbraio, con due appuntamenti particolarmente delicati che naturalmente sono passibili di assembramenti, ovvero San Valentino e la festa di Carnevale. Sul punto si pensa ad alcuni controlli a tappeto per la movida e per le strade dello shopping al pari dei bar. Sono attesi anche oggi, per quanto riguarda invece i risultati scolastici, è probabile che venga riorganizzato il piano sociale, considerato quello che è l'indice dei contagi, fondamentale il tutto naturalmente dalla regione Campania, evitare ulteriori contenziosi con il TAR, tenendo conto di quelle che sono le restrizioni sia delle attività sociali che scolastiche, si cercherà di valutare quella che è la migliore strategia sul punto. Il rapporto AIFA sulla sorveglianza dei vaccini Covid ha posto l'attenzione sulle possibili reazioni avverse registrate nella prima fase, rispondendo a quelle che sono le domande più frequenti a riguardo. Le segnalazioni riguardano la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech, che è stato il più utilizzato, e in minor misura quello che è il vaccino Moderna. Secondo quello che è il documento dell'Associazione Italiana del Farmaco, la maggior parte delle reazioni che sono state segnalate non sono di grave entità, ovvero sono 7.337 le segnalazioni su un totale di 1.564.090 dosi somministrate, di cui il 92,4% a eventi non gravi, come per esempio dolore in sede di iniezione, febbre, astenia, stanchezza e dolori muscolari. Con il vaccino Pfizer-BioNTech sono state osservate però anche parestesie, vertigini, sonnolenza e disturbi del gusto, mentre con Moderna nausea e dolori addominali. In questo periodo, ha detto l'AIFA, sono stati segnalati anche 13 decessi avvenuti nelle ore successive alla vaccinazione, che però non sono assolutamente correlati all'iniezione della dose. Sono meno frequenti altre reazioni particolarmente più gravi. Come ci si poteva attendere, è stata comunque la febbre il sintomo che è stato accusato con maggior frequenza a seguito della cosiddetta seconda dose o richiamo rispetto alla prima. Ci spostiamo nel Casertano perché la situazione contagi all'interno degli istituti scolastici continua a creare più di qualche preoccupazione.
sono stati riscontrati non solo dei positivi presso l'Istituto di Caserta Giannone e De Amicis, ma la situazione contagi preoccupa anche il comune di Teano e il sindaco locale Dino D'Andrea ha deciso in giornata di pubblicare un nuovo provvedimento per cercare di porre un freno all'esplosione del contagio. È stata indicata innanzitutto la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ordine e grado insistenti sul territorio fino al prossimo 20 di febbraio. Inoltre è stata prevista la sanificazione di tutti gli edifici scolastici di competenza comunale. È stata chiusa Piazzetta Sperandeo per evitare assembramenti, tranne la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni o alle attività commerciali dalle ore 18 alle ore 5. È stato chiuso il parcheggio antistante la scuola media Laurenza, nonché è vietato la vendita di alcolici da parte dei bar dalle 5 alle 18, consentita soltanto la somministrazione al banco o al tavolo ed è inoltre vietata la vendita appunto degli stessi alcolici da parte di qualsivoglia esercizio commerciale dalle 18.30 fino alle ore 5 ad eccezione della consegna a domicilio. Infine è stata prevista la sospensione della fiera settimanale ovvero del mercato del sabato, questo fino al prossimo 20 di febbraio. Chiudiamo con il calcio, il Napoli prepara la sfida di domani al Ferraris contro il Genoa, match in programma alle ore 20.45. Gattuso potrebbe pensare a qualche variazione nell'undici titolare, considerato anche il match di ritorno in programma mercoledì al Gevis contro l'Atalanta, ovvero Meretti in porta, Maximovic favorito su Manolas, sulla destra confermata l'assenza di Lorenzo e a sinistra la staffetta tra Mario Rui e Isaia a centrocampo, solita coppia al momento di Demme e Bakayoko, mentre invece in avanti Petagna con Insigne, Lozano e Politano. Una buona notizia e una cattiva sul fronte Covid perché Fabian Ruiz è guarito dal virus, mentre è di questa mattina la notizia che Fosi Ghulam è risultato positivo al tampone molecolare. Mentre invece per quanto riguarda la compagine ligure, Ballardini valuta quelle che sono le condizioni di Shomurodov alle prese con un problema muscolare. In caso di forfè è pronto a subentrare Marco Piasa. Notizia importante anche per la casertana perché il club rossoblu ha comunicato di aver sottoscritto un accordo fino al prossimo 30 giugno 2023 con il giovane centrocampista Mattia Matese. Il calciatore, classe 2001, è da 3 stagioni aggregato alla prima squadra e firma così il suo primo contratto da professionista. Detto Matese, per me è una grandissima emozione e il sogno di chi inizia a giocare a calcio è che diventi anche un lavoro. Questa è una tappa importante, un primo tassello e lavorerò al meglio per ripagare quella che è la fiducia che il presidente D'Agostino ha messo nei miei confronti. Il primo pensiero va ai miei genitori che mi sono sempre stati vicini, dedico a loro questo momento, ma anche grazie al sostegno che è stato fornito dal mio procuratore. E con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora al Prima TG delle ore 21. Da parte mia grazie per averci seguito e arrivederci.